Erano già stati mercoledì in piazza San Pietro, ma Papa Francesco lo avevano visto solo da lontano. Poi lei ha deciso di tentare a Pietrelcina. Non aveva i pass e non trovava un'ambulanza economica. Ma Nenzi Oliva, operatrice OSS al pronto soccorso e volontaria ANPAS di Ariano Irpino, ha tentato il tutto per tutto per esaudire il desiderio del cognato, giovane malato oncologico, di ricevere una benedizione dal Papa. E così è stato, grazie anche alla disponibilità della pubblica assistenza di Monte Calvo, che gratuitamente li ha accompagnati. Il Santo Padre si è avvicinato a loro, ci ha parlato e ha dato la sua benedizione all'ammalato. L'emozione resta indescrivibile. Ce l'abbiamo fatta finalmente, non ci credevamo, mai avremmo pensato di raggiungere questo obiettivo e in realtà sì, siamo riusciti nel nostro intento. Il Papa è una persona semplice, umile, come lo vediamo tutti i giorni. Le ha chiesto la situazione di suo cognato? Sì, brevemente sono riuscita, in quei momenti in cui non riuscivo neanche a parlare se non a piangere, a spiegargli velocemente la situazione. E la cosa che mi ha dato maggiore conforto, gioia, felicità, non si può spiegare quello che ha trasmesso, è stato il fatto che lui abbia detto: state tranquilli, pregherò per voi. Lei ha anche consegnato una lettera al Papa e soprattutto, ecco, ci teneva che il suo cognato potesse ricevere questa benedizione. Come sta adesso suo cognato? È felice, non si può descrivere, lui è cambiato in una maniera inspiegabile, è realmente felice, felice. Tra l'altro non poche difficoltà per arrivare a Pietrelcina perché non si trovava un'ambulanza per trasportare suo cognato e poi ci sono stati i volontari di Monte Calvo a farlo gratuitamente. Sì, li ringraziamo mille volte. I colleghi sono stati non solo molto umani, disponibili, attenti ad ogni esigenza, si sono prestati gratuitamente, lo devo purtroppo sottolineare perché in questo contesto ho avuto difficoltà.